Direttore sportivo Bagalà della Scillese, avete perso oppure il Borgo, diciamo, è riuscito a vincere? Secondo me, nel senso, la domanda, avete regalato, si può dire, questo incontro al Borgo con quelle due espulsioni? Ma il calcio è fatto di episodi. Sinceramente oggi la Scillese è scesa in campo come scende tutte le domeniche. Ci troviamo a 13 punti per questo motivo, perché non riusciamo a portare in cascina quello che facciamo durante la partita. E a questo punto è un problema, perché è un peccato. Anche oggi la palla, abbiamo avuto la palla del 2-0, potevamo finire il primo tempo anche con un bel 3-0, ma non siamo riusciti a metterla dentro. Il Borgo ci ha creduto, le espulsioni un pochettino troppo faciloni sono state da parte dell'arbitro. Ci stiamo, accettiamo, vediamo un attimino di farli crescere questi ragazzi. Però nel primo tempo un difensore loro passa la palla al portiere, il portiere loro la prende e l'arbitro non sanziona la punizione in aria. Nel fine primo tempo gli abbiamo spiegato che la regola è così e siamo andati un attimino, e poi al secondo tempo, se hai visto, l'ha chiamato. Cioè, noi possiamo collaborare, però a volte devono essere un pochettino meno presuntuosi su tante cose. Il fallo del rigore è molto dubbio, però ci sta. Speriamo che nelle prossime partite ci sarà qualche errore a favore nostro. Il Borgo ci ha creduto, un bellissimo cornice di pubblico. Sono andato a fine partita nonostante l'arbitro mi ha allontanato per proteste. Durante la partita sono entrato, ho salutato tutta la società, i giocatori, e anche alla fine sono andato a salutare i ragazzi dei tifosi del Borgo, perché sinceramente una cornice così in prima categoria si trova soltanto nei grandi centri, e quindi mi auguro per loro di continuare, perché alla fine dei conti il bello del calcio è anche questo. L'ultima domanda a questo punto è come proseguirà questo campionato la Scillese? Ma già ci stiamo muovendo un attimino per capire le problematiche di questa squadra, perché è impossibile che ogni domenica non riusciamo a concludere. Poi qualche arrivo ci sarà a dicembre, faremo qualche sostituzione e tentiamo in tutti i modi di portare il nostro obiettivo, che è la salvezza tranquilla. E credimi, è un peccato veramente trovarci a 13 punti dopo abbiamo una bella squadretta che in campo si fa sentire. Grazie, grazie. Grazie che fate veramente, vi seguo e fate anche un bellissimo lavoro, complimenti. Microfono a mister Cardillo per commentare questa partita. Buonasera a tutti. C'è da dire tanto o poco meglio, perché noi oggi siamo venuti qua, siamo subito andati in vantaggio e stavamo tenendo il campo bene. Loro palleggiavano dietro, però lì non ci interessava andare ad alzarci e facevamo fare il loro gioco nella loro metà campo fin quando non venivano sotto. Abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo raddoppiare, una clamorosa fallita da Melidona, qualche altre due palle messe da Folabi dentro dove nessuno è riuscito ad impattare. E il secondo tempo la gara ha preso un'altra piega, sicuramente, perché non si può giocare. Io non mi lamento mai, perché noi siamo sempre stati una squadra tranquilla e guardiamo al nostro, però non si può ogni minimo contatto a loro dare un fallo e a noi non concedere nemmeno su due contro uno un fallo di gioco. Quindi la gara veniva sempre spezzettata a favore loro, e poi è stato concesso il rigore, che io ero in tribuna perché non ero squalificato, e il rigore si vedeva che non c'era. L'arbitro si è inventato questo rigore, ha dato l'espulsione. Poi abbiamo giocato in 10 contro 11, dopo un paio di minuti la giusta espulsione invece per Folapi, già ammonito, che controlla la palla di mano, e poi lì la squadra è rimasta in 9, qualche acciacco ce l'avevamo. Espulsione ingenue sicuramente, ma il primo fallo, l'ammonizione di Afolabi viene da un errore, perché la prima ammonizione che doveva essere data a San, qua il numero 20, è stata assegnata a lui, quindi un errore dell'arbitro che poi gli è costato il cartellino rosso a Afolabi. Ha preso un cartellino che non era indirizzato a lui. Il secondo, che era giusto, ma non veniva espulso, perché il primo doveva essere ammonito il 20 e non il 17. Poi lì loro hanno preso coraggio in 10 contro 11, ci hanno messo dentro la nostra metà campo. Abbiamo avuto sull'1-1 l'occasione con Madù, il numero 20, di andare in porta sull'1 contro 1. Abbiamo perso palle e da quella ripartenza è nato poi il 2-1 finale.
del Borgo, che non ha rubato niente, però voglio dire, tutto sommato è stata una bella partita. Sì, è stata una bella partita, una partita tranquilla, corretta, tra due squadre che si sono incontrate in terza, in seconda e anche, sì, in prima. Sì, abbiamo avuto, forse questa è la prima volta che io perdo col Borgo, però quest'anno sta girando un pochettino così, e un po' di sfortuna, qualche errore anche da parte nostra, e la classifica dice che in questo momento abbiamo 13 punti, sicuramente quello che tu fai alla fine meriti, perché non dobbiamo fare niente a nessuno. Dobbiamo fare una rettifica: non è stato espulso l'allenatore, è stato allontanato un altro dirigente dalla panchina. No, io ero in tribuna in quanto sono state date a me due giornate contro San Gaetano, mentre ero con le braccia conserte, appena abbiamo preso il 2-2. E l'arbitro mi ha allontanato senza capire nemmeno il perché, anzi anche da fuori erano stupiti da questo fatto. Chiediamo scusa per l'involontario errore materiale. Purtroppo le partite sono queste, se non le chiudi poi dai modo agli avversari di farsi sotto. Comunque il Borgo non ha rubato nulla, perché poi alla fine in 11 contro 10 ci hanno messo lì e hanno cercato il gol fino alla fine. Una partita assolutamente regolare, giocata a viso aperto, il bon ton, il fair play e il galateo hanno regnato sovrano in campo e sugli spalti. No, su questo non c'è da dire niente, anzi voglio ringraziare il Borgo e la società che ci ha ospitato, perché ci ha trattato benissimo e di questo sono contento, perché almeno voglio dire, sì certo, l'agonismo in campo fa parte del gioco, però fin quando si limita a quello va sempre bene. La sconfitta è l'unica cosa che fa dispiacere a questa Scillese, che fuori casa ha giocato con carattere e personalità. Purtroppo la sconfitta brucia sempre, specialmente quando si va in vantaggio e c'è la possibilità di chiuderla, se questo non lo fai però il calcio è questo e ti castigano subito. Era una partita da tripla. Sì, io quando vado non vado per giocare per il pareggio o per accontentarmi di niente. Cerco sempre di andare a vincere, se poi ci riusciamo bene, se non ci riusciamo dobbiamo dare merito anche alle altre squadre. Scillese sta giocando sul campo della Bagnarese per qualche contrattempo. Noi purtroppo ci alleniamo a Palmi. Siamo di Scilla e giochiamo a Bagnara. Siamo di tutta la Costa Viola. Siamo di Scilla, ci alleniamo a Palme e giochiamo a Bagnara, quindi non abbiamo nemmeno a seguito un grande pubblico, perché giocando sempre fuori casa le persone, purtroppo c'è chi, tutti quei ragazzi che magari sarebbero venuti a Scilla a sostenerci, non lo possono fare. Prossimo incontro? Prossimo incontro ospitiamo il Ravagnese, ce la giocheremo anche con loro. Mister Napoli, commentiamo questa vittoria, sospinti da un pubblico da categoria superiore, un commento io dico sempre libero, comunque naturalmente dica le sue opinioni in merito alla partita di oggi. Prendo lo spunto della tua introduzione, sono d'accordissimo con quello che hai detto in merito al tifo e tutto. Credo che questa partita, questa vittoria sia meritata per quel bel gruppo di ragazzi che hanno gridato dall'inizio fino alla fine, anche se eravamo sotto di un gol, e ripeto quello che ho detto fino ad oggi, che merita sicuramente una piazza migliore. E qual è stata la chiave di questa vittoria di oggi, il successo di oggi? Ma la chiave, intanto dobbiamo essere molto obiettivi, le due espulsioni ci hanno dato una mano, comunque il mister ha un po' rivoluzionato quella che era la formazione iniziale e sicuramente quelle mosse, sicuramente alla fine dobbiamo dire che ha azzeccato le mosse, come si suol dire, se vince ha ragione lui. Diciamo che la mancanza di Obinna si era fatta sentire nel primo tempo. No, se non è che è una questione di mancanza, prendere a freddo un gol, qualsiasi squadra deve reagire. Poi mettiamo l'ambiente di oggi col tifo di fuori, secondo me i ragazzi erano un po' pure tesi, anche perché ci tenevamo a smentire il risultato di domenica scorsa, perché non meritavamo quella sconfitta, e quindi oggi i ragazzi hanno meritato e hanno voluto vincere la partita. L'ultima domanda è: il Borgo ora non può più nascondersi? No, vabbè, intanto allora mettiamo in conto una cosa: quest'anno il campionato è molto corto. Se andiamo a guardare la classifica della settimana scorsa, la quart'ultima ha 13 punti e la seconda in classifica ne aveva 17 o 18. Quindi essere chiusi o ristretti in questi numeri significa che, con tutta la buona volontà, con tutti i buoni obiettivi che ci possiamo fare, intanto dobbiamo salvarci a 34 punti, 36 punti. Poi facciamo tutti i programmi che vogliamo. Borgo Grecanico batte Scillese 2-1,
l'elemento principale di oggi è stato, a parte la vittoria, il tifo. Si è inventato anche questo Antonio Cormaci? No, non mi sono inventato nulla, è stata una cosa spontanea dei ragazzi, alcuni di loro che giocavano, giocano, frequentano i nostri giocatori, è stata una cosa spontanea loro, io l'ho accolta ovviamente dando con la paura che potessero fare danneggiarci in qualche cosa, invece oggi ci hanno vinto la partita, che sono stati il 12° uomo in campo. 3 punti per mantenere la griglia dei play-off o per avvicinarsi alla quota salvezza? Per avvicinarsi alla quota salvezza, non voglio fare dire sempre le stesse cose, però sicuramente prima raggiungiamo la quota salvezza e poi possiamo pensare ad altro, ma appena noi pensiamo alla classifica succede quello che è successo a Rosarno, quindi pensiamo prima di tutto a salvarci. Primo tempo giocatori sdraiati sul divano, nel secondo tempo invece si è visto un altro Borgo. Sì, sicuramente loro ha influito pure l'emozione di vedere sto tifo magari su alcuni ragazzi, infatti spesso durante le partite le mie urla le sentono e le recepiscono, oggi avevo difficoltà di comunicare con loro durante la partita perché c'è stato veramente un tifo assordante per 90 minuti. 2 gol, ma le azioni da rete sono state almeno 6 o 7 nella ripresa. Sì, abbiamo ovviamente poi loro, come Obinna domenica ha fatto un'ingenuità ed è stato espulso, anche il loro ragazzo di colore che è un ragazzo davvero forte, anche il difensore centrale, ci ha dato una mano perché è stato ingenuo a toccare la palla da già ammonito e a farsi espellere, poi sul rigore c'è stata l'espulsione, quindi già questo ci ha aiutato parecchio, però poi siamo stati bravi a crederci, a lottare fino in fondo e soprattutto a non lasciare praterie per i loro contropiedi perché erano dei ragazzi fisicamente ben allenati. 3 punti che fanno classifica ma soprattutto morale. Sì, poi con questa cornice di pubblico vale anche doppio, vedete, alla fine al 90° tutti i ragazzi sono andati spontaneamente sotto la nostra curva proprio per omaggiarli perché veramente oggi sono stati il 12° uomo in campo. Prossimo turno? E prossimo turno sabato andiamo a giocare contro il San Gaetano Catanoso. Una squadra ostica da prendere con le molle. Come tutte le squadre, perché questo è un campionato molto livellato, lo dice anche la classifica, perché ci sono nel giro di 3 punti si fanno playoff e playout, quindi vuol dire che è un campionato livellato. Noi siamo squadra giovane, matricola, quindi sicuramente stiamo facendo bene, inutile negarlo, però dobbiamo continuare su questo trend e non pensare di essere arrivati chissà dove, perché per arrivare dove voglio arrivare io ancora di strada ne dobbiamo percorrere. Uno dei 2 gol è stato siglato da Vincenzo Iamonte, uno dei giovani più interessanti di questa squadra. Sì, lui era il rigorista anche l'anno scorso in seconda categoria, ne ha fatto 6-7 gol durante il campionato. Di solito i rigoristi sono lui o Nucera o Nunzio Martino, oggi è andato lui, è stato bravo sulla respinta del portiere a rinsaccare perché avevamo di fronte anche un ottimo portiere che ha fatto 2-3 interventi importanti. Capitan Sgro partiva dalla panchina. Sì, lui da un periodo che ha qualche problema, poi si è dovuto assentare questa settimana per un concorso e quindi è rientrato solo giovedì notte, visto anche l'infortunio che aveva, ho deciso di non farlo giocare dall'inizio, però poi onestamente soffrivamo a costruire un po' gioco da dietro, quindi lui per noi è un'arma importante, quindi ho deciso di rischiare il tutto per tutto, di spostare Mangiola sul loro esterno offensivo che ci stava creando parecchie difficoltà e qui devo dire che sia Mangiola che Sgro hanno risposto alla grande. 2 Martino, uno migliore dell'altro.
Sì, danno tutto come è giusto che sia, sono dei ragazzi giovani, interessanti, si stanno mettendo in luce, però devo dire che probabilmente oggi abbiamo sofferto con questa squadra abbiamo sofferto molto la mancanza di Obinna, perché è uno che salta l'uomo, è uno che ci fa delle giocate importanti. Sebbene Idrisu abbia avuto due palle gol nette. Sì, ma Idrisu Foca, abbiamo un parco offensivo che è di tutto rispetto.